È un'estate rovente ad Alcamo e in queste calde giornate rinfrescare anche la memoria collettiva può essere utile ed è quello che Alcamondoblog cerca di fare con questo servizio video dedicato alla scoperta di un gruppo attivo su Facebook, nella quale vengono raccolte delle immagini d'epoca che riguardano la vita della città di Alcamo. Alcamo di una volta, storia della nostra città e foto d'epoca. Un gruppo presente su Facebook dal mese di marzo scorso, amministrato dalla persona che vediamo in primo piano e che si chiama Nicola Ferrara, alcamese, il quale si presenta e ci racconta com'è nata questa idea di creare questo gruppo di Facebook molto molto interessante, apprezzato e partecipatissimo perché si propone di raccogliere delle foto d'epoca che ci fanno veramente riscoprire o comunque scoprire per chi è più giovane e non ha avuto la possibilità di vivere nel passato, non ho avuto la possibilità quindi di conoscere com'era Alcamo anche in un passato piuttosto remoto, ecco. A lei la parola, Nicola Ferrara. Allora, io iniziai molti anni fa, da quando ero ventenne, trentenne, ad essere appassionato di foto d'epoca, Alcamo, la storia della città di Alcamo e tutto ciò che riguarda i beni culturali, artistici del nostro territorio. Poi quando nacque Facebook nel 2008, fu uno dei primi a iscrivermi, ho cominciato a pubblicare queste foto che avevo raccolto nel corso della mia vita tramite vecchie stampe, vecchie cartoline anche dal web. Infatti, moltissime foto le ho raccolte salvando da altri post del web, insomma, ho un repertorio abbastanza grosso. I primi di marzo mi è venuta questa idea di creare il gruppo mettendo proprio la mia passione a disposizione della comunità. Infatti il mio motto è la mia passione alla vostra... La sua passione al a servizio della servizio. collettività, Sì, ecco, del sapere pubblico. la mia passione al vostro servizio. Al servizio della conoscenza. La conoscenza, soprattutto per le giovani Generazioni, perché ovviamente mi consente di dire, oggi i giovani hanno, come dire, nei confronti della memoria, nei confronti della conoscenza della storia, non dico tutti, però una larga parte con tutte queste nuove tecnologie informatiche di comunicazione, social, forse perdono di vista quelle che sono le origini di ciò che abbiamo davanti ai nostri occhi. Sì, eppure la gente matura, settantenne, che ho moltissimi iscritti, settantenne, ottantenne, che dimostrano un grande interesse e piacere a rivedere vecchie foto di quando erano ragazzi, di quando erano bambini, di quando ero giovane. E ho avuto infatti molti ringraziamenti, ho fatto molte amicizie, gente che mi chiama tramite Messenger, oppure mi vuole conoscere o mi ringrazia semplicemente. Io sono rimasto molto soddisfatto perché all'inizio ho iniziato come per gioco, ma ho visto che la cosa era molto interessante e coinvolgeva moltissime persone. Infatti in 3 mesi e mezzo, da poche centinaia di iscritti, ora siamo a 2.300 circa. Mi ha dato molta soddisfazione ciò, perché
proprio la mia passione al vostro servizio. Ed è qui con noi anche Giuseppe Galbo, che è tra i più attivi in questo gruppo di Facebook, che evidentemente non è soltanto un gruppo virtuale, ma è qualcosa di più. Diciamo, per la conoscenza di Alcamo di una volta, Alcamo del passato. E vorrei soffermarmi su qualche punto. Il passato del male, in che senso? Il passato è stato anche distrutto da questo patrimonio artistico e culturale, iniziando dal Teatro Ferrigno, la Chiesa dell'Itria, la Chiesa dello Stellario, l'ex chiesa prima delle Anime Sante, che ho documentato la motivazione della vecchia amministrazione, delle vecchie amministrazioni. Le foto d'epoca ci portano a scoprire tanto su Alcamo e maggiormente ai giovani comunico che Alcamo, di com'era, era un paese molto semplice, ricco di opere d'arte, per cui diciamo che il gruppo è molto gettonato e sorprendente. Dobbiamo dire, appunto, in virtù di ciò che lei ha appena menzionato, ecco, Chiesa dello Stellario, evidenziamo anche il fatto che ci sono delle foto molto, molto, interessanti che ci mostrano l'interno, di quella che era, quella che fu la Chiesa dell'Anime Sante, l'antica, la più antica Chiesa dell'Anime Sante dopo che fu, abbattuta e ricostruita in chiave moderna, quindi queste sono delle immagini che ci mostrano sia la facciata di quella che fu questa chiesa fino Esattamente. alla fine degli anni 50 e anche il suo interno. Questo è molto molto interessante. Grazie a un giovane di cognome Viola, un ex fotografo, abbiamo avuto l'opportunità di parlare di questa antichissima chiesa. Tra l'altro vediamo anche foto d'epoca che riguardano le attività sportive, il calcio, ecco, vogliamo parlare anche di questo, l'Alcamo, comunque le squadre di calcio locali che giocavano in quello che fu il campo della cosiddetta Gebbia, poi in Piazza Umberto I, poi ridenominata piazza, l'attuale Piazza della Repubblica. Sì, questo è un altro diciamo che da sottolineare, perché Alcamo giocava, non aveva uno stadio come lo stadio Lelio Catella, era uno stadio da campo sportivo, e da apprezzare quello che c'era prima. Dove magari c'era anche più partecipazione di pubblico, ma erano altri tempi, decisamente altri tempi. Sì, altri tempi, esattamente. Non c'erano, insomma, tutte queste partite in TV, e c'era anche un approccio diverso, al mondo dello sport. Sì. E non succedevano le risse come oggi tra il pubblico. C'era più sportività, Più sportività. la gente ci andava solo per passione, non si litigava, non si, ci, si faceva violenza. Mio nonno era un grandissimo tifoso dell'Alcamo, mi raccontava tante cose quando era in vita. Mi ha detto che appunto nello stadio Umberto I di Piazza della Repubblica andava ogni domenica. Per quanto riguarda le chiese, io voglio sottolineare che fu un periodo molto buio della nostra storia, cioè dopo la fine della seconda guerra mondiale c'era una mania di modernismo, e tutto ciò che era vecchio doveva essere abbattuto, le cose che non servivano dovevano sorgere nuovi palazzi, ad esempio come la chiesa dello Stellario, che era un bene culturale In Piazza Ciolo.
di Piazza Ciullo, che era un bene culturale che attualmente restaurato sarebbe una perla, ma hanno costruito quell'anonimo Palazzo del Banco di Sicilia, tutto in marmo, bruttissimo, che nel contesto della zona della Piazza Ciullo sta malissimo, non ha nessun senso. Anche il Teatro Ferrigno, che di dentro era come una bomboniera, la chiamo io, bellissima, col tetto tutto pitturato, con nei lati, era in tre palchi, in tre piani con i palchi, il tetto tutto pitturato. E poi nelle pareti dei parchetti c'erano delle pitture di musicisti, personaggi famosi d'epoca. Io ho messo nel gruppo molte di queste foto e tantissimi altri hanno partecipato mettendo dei particolari. Chi è che va a ricercare le foto del Teatro Ferrigno? Infatti vi sono dei parchetti presi proprio a parte, che dicono le persone che c'erano, famiglie nobiliari o famose di un tempo. E questo è stato un altro grave scempio della storia dell'arte camese, perché proprio nel 58 ci fu una votazione consiliare a cui parteciparono penso tutti i consiglieri comunali di quei tempi, che si mise al voto se doveva essere distrutto e sostituito con una nuova struttura oppure no. Ma vinse ovviamente per quei tempi, che c'era pure. Parliamo di altre cose, la cementificazione selvaggia, l'acqua marina, come sappiamo, tutto questo. Il cemento lo faceva da padrone e hanno costruito quell'anonimo, quello proprio per quei tempi, a confronto del Teatro Ferrigno, di Cinema Teatro Euro, che non dice niente se si guardano le foto del Teatro Ferrigno. Anche la chiesa dell'Itria, dove adesso sorge il cinema Marconi, era da apprezzare, da restaurare, e oggi sarebbe un posto meraviglioso del passato da visitare. Per quanto riguarda anche lo sviluppo del turismo nella nostra città, a far vedere ai turisti. Poi negli anni 80, così, tramite il marito dell'ex ministro del Bene Culturale Enza Bono Parrino, che era sottosegretario del Bene Culturale, si cominciarono a restaurare molti monasteri, che Alcamo ne possiede parecchi. Ci sono almeno 14 monasteri ad Alcamo, dei quali 4-5, forse di più, ancora in piena attività, con monache anche dell'Africa, giovani, molto giovani. C'è quello della chiesa di Santissimo Cosimo, dei Santi Cosimo e Damiano, che persino 15 anni fa è stato messo in diretta su Uno Mattina mentre cantavano, mi ricordo benissimo, ed è molto attivo. E poi di fronte c'è un altro monastero che è sempre aperto per pregare, dove si prega il Cristo della Misericordia. Bene, bene, si potrebbe parlare a lungo di storia e anche di società prettamente alcamese. Dobbiamo anche considerare degli elementi di storia dello spettacolo, quali l'esibizione della celebre cantante Mina d'Acqua Marina, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Sì, sono state a quell'epoca degli eventi abbastanza soddisfacenti. Venire un cantante di una certa fama per Alcamo era qualcosa di straordinario. Ma
Non dimentichiamo le arene all'aperto, che erano cinque le più famose. Volevo dire io che non vennero solo Franco e Ciccio Garcia e Mina, vennero Guizzi e Dorighezzi, venne Gianni Morandi, venne Rita Pavone, vennero i Pooh, vennero Claudio Villa, Massimo Ranieri. Faccio riferimento alle foto che avete raccolto in questo gruppo, insomma, poi se ne avete anche altre, ben vengano ovviamente. Quelle che ho io fanno riferimento a Franco Franca e Ciccio Garcia, a Mina, a un'altra cantante molto, che non mi viene adesso. Vabbè, comunque, insomma, dobbiamo dire che effettivamente. Comunque, tramite il racconto dei miei genitori, che a quel tempo erano molto giovani, mi hanno detto che sono venuti quasi tutti i migliori cantanti che negli anni 60 andavano fortissimo, tra il Model Beach, il Moulin Rouge, adesso poiché si chiamava Stella Cinese, eppure anche Conchiglia di Balestrata, vennero moltissime cantanti famose dei primi anni 60. Per il momento io direi di concludere questo incontro, questa chiacchierata che potrebbe continuare, ecco, dal momento in cui riuscirete con la collaborazione anche di chi può aiutarvi, aiutarci a ricostruire anche la provenienza, cioè di individuare la provenienza di queste foto anche per una necessità di citare giustamente gli autori delle immagini stesse, perché magari è un po' difficile allo stato attuale. Comunque io vorrei concludere con un ringrazio a tutti i partecipanti del gruppo, che è nata, come si suol dire, nei commenti come se fossero degli amici di vecchia data. Ne avrei tanti da citare. Comunque, saluto a tutti. Devo ringraziare, scusate, anche il libro, il professore Calia, che ci conosciamo, ci sentiamo telefonicamente, prendo tanti spunti dal suo libro, dai suoi libri, che allora ha fatto un grande lavoro meticolosamente, e ringrazio a lei, dottor Provenza, per l'intervista. Ah, grazie a voi per l'attività che svolgete, che è molto interessante, e concludiamo quindi con un saluto all'amministratore che vuole dirci qualcosa per finire. Ecco. Volevo concludere dicendo che nella dicitura del gruppo io ho scritto Alcamo di una volta, storia della nostra città e foto d'epoca. Io ho messo anche degli articoli della storia della nostra città, di come si facevano i funerali di una volta, di come i contadini lavoravano in quel periodo, vecchie cantilene che le mamme raccontavano, vecchi ninna nanna al camice, che le mamme raccontavano ai bambini per farlo addormentare, come è capitato pure a me, voca voca marinaro. Faccio un saluto a tutti, che il gruppo cresca sempre più, e ringrazio a tutti quelli che si sono iscritti e che mi fanno tanti complimenti. Ebbene, anche da parte di Alcamondo Blog, complimenti a voi e alla prossima, anche aprendo la possibilità ad altri gruppi con cui anche voi stessi collaborate, di raccontarci l'attività che svolgono anche su altri versanti di raccolta di foto d'epoca che riguardano altri settori della vita sociale alcamese. A presto allora. Ok, c'è il gruppo Puti e Putiari che l'ha creato Vincenzo Raspanti, mio compagno elementare, da sempre amico mio, che ne necessita pure un altro, diciamo, servizio, perché c'è pure molto da raccontare. Sarà per un'altra volta. Bene, per il momento fermiamoci qui perché veramente c'è sempre tantissimo da approfondire. Bene, grazie e buona continuazione con questa raccolta di immagini.